Ciao, sono Andrew Howe, sono qui a Vigna di Valle, al Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare. Seguitemi e vi spiegherò come si svolgono correttamente gli esercizi per le prove concorsuali. La prima prova sportiva che andremo a conoscere oggi con Ludovica e Giovanni, atleti del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, sono gli addominali. Questa è la posizione iniziale di partenza, le mani sono ben incrociate dietro la nuca e toccano il tappetino. Le gambe sono piegate, i piedi distanziati e sono bloccati. Quando l'istruttore ginnico darà il via, dovrete sollevarvi in posizione di seduto e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta. Dopodiché, tornare nella posizione di partenza, avendo cura di toccare con le mani il tappetino. Nel ripartire, dovrete alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. In questo esercizio potrete anche fermarvi per recuperare energie, ma occhio al tempo, i 2 minuti scorrono in fretta. Quando vi abbiamo mostrato l'esecuzione degli addominali, l'abbiamo fatto bloccando le gambe con l'aiuto di un compagno. Attenzione! Nel giorno della prova concorsuale, invece, questo esercizio sarà svolto con l'ausilio di una barra di metallo che avrà la medesima funzione. Ora ragazzi, andiamo a focalizzare la nostra attenzione sulla seconda prova, i piegamenti. Anche in questo caso abbiamo una posizione di partenza, sarete sdraiati in posizione prona con il palmo delle mani poggiato sul pavimento. Quanto dovranno essere aperte le braccia? Orientativamente sotto il punto esterno delle spalle. Come vedete le gambe sono unite e la punta dei piedi è in appoggio a terra. Quando l'istruttore ginnico darà il via dovrete sollevare da terra il corpo in posizione allineata. Immaginate che il capo, il tronco e le gambe siano una linea retta ed estendere completamente le braccia. Quando avrete raggiunto la massima estensione delle braccia, dovrete abbassare il corpo e piegare le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso. Attenzione, in questo esercizio, anche se il tempo limite è di 2 minuti, non potrete effettuare pause di riposo o interruzioni. Ragazzi, per concludere, 4 efficaci tips. Respirate quando fate gli esercizi, non andate in apnea, concentratevi sull'esercizio. Per i piegamenti tenete ben saldi gli addominali perché vi aiuterà a tenere il corpo in linea retta. Ascoltare gli eventuali correttivi dell'istruttore ginnico. Questo vi consentirà di ottenere il massimo rendimento della performance. Sappi che in base al concorso a cui hai deciso di partecipare, le prove possono essere diverse tra loro. Mi raccomando, per i dettagli, leggi attentamente il bando di concorso. Dal Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle è tutto. Un in bocca al lupo per il concorso.